Non è solo la carrozzina, il problema è tutto quello che circonda la carrozzina, no? A un certo punto, pian piano, ho detto: devo dare occasione a queste cose di essere belle. E da lì è iniziato un processo di cambiamento. Al che ho visto la carrozzina cambiare insieme al mio stile. E pian piano mi sono accettata di più. Ottobre 2011 ho un incidente stradale, rimango in carrozzina, insomma abbastanza grave. Ho passato i primi 1 o 2 anni un po' triste. Ho comunque a chiedermi tante volte come faccio di nuovo a prendere in mano la mia vita, oppure sarò di nuovo felice. Cioè, proprio le classiche domande che credo che si facciano tutti. E mi hanno aiutato le battute, cioè il fatto di sdrammatizzare su cose oggettivamente che erano orrende. Però la battuta mi aiutava a vedere il positivo che c'era ancora, perché comunque c'era il positivo. Positivo, ecco. Allora, io nasco da figlia di camperisti, che quindi chi ha un camper sa che i genitori camperisti non sono quelli che ti fanno fare le vacanze in Liguria ogni estate, ma ogni 3 giorni cambiano e tu cambi con loro. Da bambina lo pativo tremendamente, perché invece avevo tutti gli amici che vanno in Liguria ogni anno allo stesso posto, e invece alla fine sono cresciuta e ho ereditato questo bagaglio culturale. Io sono uscita dall'ospedale dopo 9 mesi, quindi a giugno, fine giugno più o meno. Subito dopo, mi sembra a luglio, io ho fatto il primo viaggio a Cipro, ma non è stato il viaggio che ha fatto scoccare la scintilla, perché quel viaggio lì è stato l'Australia il Natale dopo. Anni li organizzavo proprio a tavolino, nel senso guardavo dove volevo andare, guardavo come farlo, cercavo qualcuno che avesse fatto le cose prima di me. Poi non hanno funzionato molto queste organizzazioni e quindi ho iniziato a non organizzare, nel senso guardavo dove volevo andare, ma non prenotavo tendenzialmente mai, perché ogni volta che provavo a prenotare e dire che ero in carrozzina succedeva un disastro. E invece se mi presentavo lì, in qualche modo riuscivamo a cavarcela. Forse il più difficile di tutto è stato il Perù. Noi volevamo andare a Machu Picchu, avevo questa folle idea nella testa, e poi l'abbiamo anche fatto viaggiando con i treni notturni in Perù. E treni, scusate, i bus notturni. È stata una roba folle, perché non avevo mai visto una carrozzina. Tu vai in questi bus locali dove ci sono solo persone locali o stranieri, backpackers con gli zaini enormi. E io e Andrea prendevamo il posto per me, per Andrea e per la carrozzina, per non metterla nel bagagliaio, perché avevamo paura che qualcuno ce la rubasse di notte. Diciamo sono, come si dice, famosa per la campagna diritto al volo, no? Perché oggettivamente mettere anche solo l'accessibilità nei siti internet fatti bene non costa niente. Cioè, quella è la cosa più facile che secondo me nel 2021 deve essere obbligo. E poi da lì in poi tanti piccoli step, far sì che la gente impari ad aiutare. Io per esperienza ho visto che le culture più povere, chiamiamole così, ti aiutano di più, perché secondo me non sanno quel che fanno e quindi ti aiutano e basta. Ad esempio, sono andata a Rajang Phat, che è un arcipelago tra la Papua Nuova Guinea e l'Indonesia. Siamo attraccati con questa nave e c'era un 2 metri di distanza dal porto e non c'era la rampa. Io sono andata in panico e ho detto: adesso come caspita scendo? E invece poi cosa è successo? Visto che prendevano questi sacchi di cibo, ma che prendevano, secondo me, non so, veramente, ma 50 kg tutti. Al che ho detto: riescono a lanciare i sacchi, io più o meno peso uguale, lanceranno anche me. E così è andata. Una persona italiana non l'avrebbe mai fatto, ma non perché non voleva aiutarmi, perché diceva: qua se li faccio male io vado nei casini. E quindi queste cose ti bloccano. In paesi dove non c'è questa cultura questa mi crea un danno. Se ti aiuta un po' chi capita, ecco. Molto accessibile, io dico il Giappone. Il Giappone e Singapore sono proprio i paesi che mi hanno colpito tantissimo. Il Singapore è nuova, quindi è vero che è facile, però queste due secondo me dobbiamo prendere tanto, tanto esempio, ecco. L'Italia marca molto male, devo dire. È vero che siamo un paese vecchio, nel senso siamo storici, questa è la parte bella. Dall'altra è un casino. Non è solo la carrozzina, il problema è tutto quello che circonda la carrozzina, no? Banalmente le mie gambe, io dico, io le ho odiate per un sacco di tempo, cioè ci sono stati penso 3 anni che non ho mai messo un collant, una gonna. E a un certo punto pian piano ho detto: devo dare occasione a queste cose, le mie gambe, le ruote, la carrozzina, di essere belle. E da lì è iniziato un processo di cambiamento, perché pian piano io ci ho provato, ho messo i collant, ho messo gli stivali lunghi, al che ho visto la carrozzina cambiare insieme al mio stile. E pian piano mi sono accettata di più.
in meglio e in bene, perché io desideravo questa bambina da una vita, cercata, desiderata, quindi felicissimi. Certo che è impegnativo in tutti i sensi. Tu hai dei momenti, soprattutto in allattamento, che a un certo punto dici: non sto facendo altro che allattare oggi, non capisci come sia possibile. Penso che quando crescerà e mi chiederà cosa ho avuto, gli dirò la verità. Nel senso, gli dirò: ho avuto un incidente, mamma è così. Io credo che l'importante è dire ai bambini che stai bene, che non hai male e che sei felice. Poi loro si adattano. Se uno ha la possibilità, educare i bambini alle altre culture sia qualcosa di magnifico. Cioè, che vale veramente più di qualsiasi asilo nido che puoi darli, perché si abituano, diventano elastici, resilienti, imparano già tante cose, quindi io, questo è il regalo che vorrei fargli, ecco. Sono donna, sono disabile e io lo sento la discriminazione addosso. Non sono una che ne parla tanto, perché preferisco i fatti, cioè preferisco andare nei posti e far vedere la mia. Per me quello vale 100 volte di più di 1000 parole, però lo so che esiste. Ecco tutto questo, e quindi vorrei che mia figlia non lo provasse. Quindi se lei vuole fare l'astronauta può farlo, se lei vuole fare l'ingegnere può farlo, cioè qualsiasi cosa vorrà fare potrà fare, ecco, questo è il mondo che vorrei per lei.